Sono giunti a compimento, come riferisce l'amministrazione comunale, i lavori di restauro della fontana araba. Qui siamo in via Discesa Santuario e ci apprestiamo adesso a raggiungere il luogo dove sta per svolgersi una cerimonia organizzata dal comune di Alcamo. Proseguiamo la discesa. Ed eccoci quasi arrivati alla fontana araba. Aspettare che si fa buio, Ecco qui le indicazioni, cenni storici per i turisti. Da qui si scende verso il santuario della Madonna dei Miracoli. Ed ecco il momento del taglio del nastro, ricordando che è stato possibile effettuare questo restauro con fondi provenienti dall'Unione Europea, fondi europei grazie al gruppo di azione locale Golfo di Castellammare per circa 200.000 euro, per un progetto che comprende anche lavori di riqualificazione di altri siti di interesse storico agrario. E tra questi siti di interesse storico anche questa fontana araba qui alle porte della città di Alcamo. Si tratta insomma tutto sommato di un luogo da valorizzare, questo così come tanti altri luoghi della nostra amata Alcamo, giusto Giuseppe Gambino? Sì, praticamente questo è un momento di festa, è un momento proprio concreto che i fondi dei GAL, che sono appunto finanziate dall'assessore della regione Grotte Foreste, prendono corpo e quindi la fontana araba sicuramente in memoria della nostra città è a due passi dal santuario, abbiamo gli orti storici e quindi sta a dimostrare che questo collegamento fra agricoltura, turismo e cultura, religiosità popolare possono far rivivere la nostra città e far riscoprire i beni culturali e ambientali che i nostri nonni ci hanno lasciato. Sicuramente un'opera meritoria perché riconduciamo nuovamente alla città un angolo bellissimo, uno scorcio del vecchio centro storico della città. E quindi anche il restauro della Cuba delle Rose, delle icone sacre che fanno parte del paesaggio agrario e storico, sì, del territorio di Alcamo. La religiosità popolare, quindi con il restauro delle edicole,
edicole votive. Edicole votive, quindi tutta una serie di percorsi turistici, culturali, con la valorizzazione appunto della riserva di Monte Bonifato. E c'è un progetto appunto di educazione ambientale, quindi le dune di Alcomarina, far sì che il visitatore, il viaggiatore si possa innamorare, e quindi poi abbiamo i percorsi enogastronomici, quindi c'è veramente molta ricchezza. E se consideriamo che abbiamo pure l'enoteca regionale presso il Castello dei Conti di Modica, Alcamo potrebbe diventare la capitale del Golfo per quanto riguarda la valorizzazione delle produzioni di eccellenza, pensiamo al vino, all'olio e al melone. Yeah.